Ciao a tutte e bentornate. Diciamo che negli ultimi 2 anni il nostro negozio ha messo proprio in atto una vera strategia social che praticamente va a toccare i canali social più importanti, quindi Facebook con dei post settimanali sempre sul prodotto e sulla nostra storia. Poi la pagina Instagram con storie quotidiane sul prodotto e la presentazione dei prodotti e le spiegazioni più tecniche e dei post anche lì settimanali. Una cosa che durante il lockdown invece ho rivalutato tantissimo e che avevo sicuramente sottovalutato era invece l'applicazione di WhatsApp Business. Ce ne saranno sicuramente molto altre che non conosco e che magari voi usate e che sarebbe sicuramente bello conoscere. Comunque, WhatsApp Business mi ha proprio illuminata. Perché? Perché ho capito quante cose è possibile fare. Intanto, la prima cosa che proprio mi è piaciuta è il fatto che è completamente gratuita. È scaricabile sul PC, quindi è anche facile l'utilizzo. Ha una scheda dove si possono inserire tutti i dati del negozio, da una breve descrizione di che cosa si tratta, gli orari di apertura, i giorni di chiusura, dove è posizionato il negozio, dove è ubicato. Ok, quindi tutti i dati di dove i numeri di telefono anche fissi, oltre che appunto vedere nuovamente il numero. La cosa molto bella e che mi è piaciuta è stata inoltre la possibilità di creare dei cataloghi con delle foto che si possono rinominare, si può fare il catalogo dei costumi, si può fare il catalogo degli slip e si possono aggiungere sotto la descrizione, la composizione e il prezzo stesso. Un'altra cosa che ho scoperto è proprio la creazione di queste liste, cioè una volta che noi abbiamo inserito il cliente nell'anagrafica, possiamo anche decidere in quale lista inserirla e possiamo inserirla anche in più liste. Noi, ad esempio, abbiamo deciso di fare la lista, ad esempio, intanto di tutte le clienti che sono clienti fisiche che vengono nel negozio, le clienti invece che arrivano dalla pagina Instagram, quindi che abbiamo fatto una vendita online. Abbiamo poi fatto una lista per tutte le clienti che indossano il costume in taglia 42, 44, 46. Quindi abbiamo suddiviso. Questo che cosa ci ha permesso? Ci ha permesso che se anche voi volete fare una piccola promozione rispetto a qualche altra idea mirata, perché magari avete in carico più costumi nella taglia 48 intera, potete inviare i messaggi solo ed esclusivamente a quella categoria. Inoltre, la cosa che proprio a me piace tantissimo è il fatto che il nostro numero, quindi questo numero WhatsApp, che è un numero aziendale, quindi è a pieno titolo nella rubrica delle nostre clienti. Quindi, insomma, io sono sempre del parere che nella nostra rubrica abbiamo le persone, insomma, no, che ci stanno a cuore, che insomma. E quindi tra la rubrica delle sorelle e della mamma sicuramente ci sarà anche il nostro negozio. E questa è una cosa, secondo me, molto bella e permette comunque un legame forte con la cliente. Si possono inviare gli auguri di Natale, si possono inviare gli auguri del compleanno, si possono aggiornare come nel WhatsApp normale gli stati, si può mandare un messaggio invitandole a vedere la nuova collezione. Insomma, è un'applicazione che io veramente ho rivalutato tantissimo e che non avevo capito quanto potenziale potesse avere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.